Come è stato fatto un governo in modo rapido, sarà altrettanto rapido la scelta dei sottosegretari. Parte il governo Meloni, ma sembra un percorso ad ostacoli. Prima mina da schivare, Berlusconi. Dopo aver ingoiato bocconi amari sulla lista dei ministri, ha un nuovo elenco di desiderata sui sottosegretari. Volete le compensazioni con i sottosegretari? Diciamo questo, abbiamo avuto la stessa percentuale della Lega, Forza Italia non ha presidenze di Camera. Nella partita dei sottosegretari rivendichiamo spazio e dignità, lealmente lo facciamo. Volete Sisto alla giustizia, Valentino Valentini agli esteri? Non facciamo nomi. Valentino Valentini, un nome accanto a Berlusconi che ha accompagnato Berlusconi nei viaggi a Mosca. Sicuramente ha tutti i requisiti per svolgere un ruolo di sottosegretario, ma anche agli esteri? Anche qui si parleranno i leader e decideranno. Berlusconi può essere fonte di problemi e tensioni in questa maggioranza. La Meloni sogna di durare 5 anni. Non è un sogno, è una realtà e ve lo dimostreremo, ci vediamo tra 5 anni. Assolutamente, nessuna tensione, c'è solo serenità e voglia di fare. Lei che è esperto di squadre di calcio, come la vede questa squadra? La vedo fortissima. Sarete schiacciati sui sovranisti, su Orban, che filo putiniano? No, noi siamo schiacciati sugli italiani. Dopo Berlusconi si prende la scena anche Matteo Salvini. La mattina incontra il comandante della Guardia Costiera, poi nel pomeriggio detta l'agenda economica, flat tax e Fornero. Di riunioni sull'economia ne abbiamo sempre fatte. Cioè io penso che il Dipartimento Economia della Lega sia, credo, senza pari rispetto ad altri partiti. Anche sui sottosegretari ci saranno tensioni, nervosismi, tanto da avere ripercussioni sul voto di fiducia? No. Gli alleati non remano contro? C'è il paese con la Meloni e questo tanto basta. Terza mina, il mondo di destra da cui proviene Giorgia Meloni. Lì ci si lamenta di troppa continuità con Draghi, per chi sogna il sovranismo. Se Draghi dice che bisogna mettere il tetto al prezzo del gas, ed essere draghiani, dire che quello è l'interesse nazionale. Davvero patriota, vedo che ha sia la bandierina che gli occhiali anche. Diciamo che il tricolore ce l'abbiamo nel cuore. Viva Dio, ci mancherebbe che la leader italiana del governo di centrodestra non voglia incontrare il presidente francese, insomma. Beh, su Schillaci intanto vediamo come andrà all'opera. Noi siamo contrari al Green Pass. Berlusconi alla fine l'opposizione del governo Meloni? Non so se farà l'opposizione interna, io so che noi faremo un'opposizione. La Meloni potrebbe essere la prima donna del Presidente del Consiglio che porta a termine una legislatura, 5 anni? Non potrebbe essere, le donne cuciono, tessono unità da sempre e così farà. E se Berlusconi lancia qualche altra bomba, parlerà in Senato? Siamo preoccupati per gli italiani e vorremmo dare delle risposte agli italiani.